Siamo qui con Germano Fioriti di CGIL Umbria, siamo per parlare dei problemi del settore dell'edilizia, un settore che è in enorme difficoltà e soprattutto per quanto riguarda i nuovi appalti, i rapporti con le nuove amministrazioni. Dopo le elezioni abbiamo nuove amministrazioni sia comunali che regionali, eccetera, quindi abbiamo l'idea anche di chiedere incontri a queste istituzioni per cercare di capire come si proseguirà nel discorso dei nuovi appalti che ci saranno in Umbria e soprattutto per cercare di capire che il settore ha bisogno di difendere le imprese. La territorialità, insomma. La territorialità, imprese strutturate, imprese che hanno lavoratori e combattere un po', diciamo, le false partite IVA. Ok, quindi il problema è anche un po' tutte queste aziende anche da fuori che partecipano alle gare per piccoli lavori, insomma, e subappalti. Le aziende da fuori che purtroppo al massimo ribasso hanno inserito questo sistema che fanno estrazione, è un sistema che crea tanti problemi alle imprese locali, alle imprese che hanno veramente i lavoratori. Quindi ci sono imprese strutturate che vengono espulse. Noi abbiamo esempi che hanno fallito imprese tipo la Marinelli, hanno fallito altre imprese che avevano tanti lavoratori e adesso magari ti trovi con imprese che vengono dal nord e dal sud con 30%, 40% del ribasso e secondo noi non garantiscono neanche la qualità dell'opera. La ringrazio.